La ragazza seduta di fronte a loro era bellissima. Lunghi capelli color miele, occhi azzurri, profondi e malinconici. I tratti del viso dolci e la pelle candida come la neve. Era così bella da rimanere a bocca aperta, credetemi. Sembrava un angelo. «Fratello Martino!» disse San Pietro. «Fratello Martino!» «Eh?» si scosse Martino. «Richiudete la bocca, per favore», disse San Pietro. «Oh sì, certo, scusi», rispose fratello Martino. Oltre che essere bellissima, la ragazza era silenziosa. Rispondeva per monosillabi alle domande di San Pietro, con disinteresse, nonostante ci fosse in ballo il paradiso oppure l'inferno. L'unica cosa che faceva era un gesto, accarezzarsi i polsi, lentamente, prima uno e poi l'altro. «Avevi avuto la bellezza», disse San Pietro. «Avevi avuto l'intelligenza, la salute, una famiglia amorevole, la tranquillità economica, un ragazzo che ti amava sinceramente. Avevi un futuro radioso davanti a te. Per certe persone la vita è bella come una lunga giornata di sole. E tu potevi essere una di queste persone fortunate. Te ne rendi conto? Avevi tutto». «Ma io non avevo chiesto niente», rispose la ragazza, sollevando verso di lui uno sguardo rabbioso. «Capisco», disse tetro San Pietro, e impugnò il suo martelletto da giudice. Una sola violenta martellata sulla gilda sancì la sua decisione. «Un anno d'inferno», disse, e nell'inferno un anno corrispondeva circa a mezza eternità. In un silenzio imperturbabile, la ragazza seguì le indicazioni del santo. Si alzò dalla sedia e raggiunse l'ascensore che l'avrebbe condotta giù, nelle profondità degli inferi. Prima di entrare nell'ascensore, la ragazza si voltò un istante e fissò San Pietro e fratello Martino con i suoi occhi azzurri. Solo ora Martino comprese quanto, dietro quella bellezza abbagliante, quegli occhi fossero profondamente tristi e vuoti. «Santità, capisco la gravità del peccato, ma io credo che l'inferno sia eccessivo. Ripensateci, vi prego». «Eccessivo?» esclamò il santo. «Non è eccessivo», disse. Fratello Martino si arrabbiò. «Io penso che i suicidi dovremmo mandarli tutti in paradiso, santità», disse tutto d'un fiato, con un sacrosanto fare da rivoltoso. San Pietro si lisciava la barba. «Non servirebbe a nulla», disse. «Purtroppo la cura migliore, se non l'unica cura per un tale mal di vivere, è la selva dei suicidi». «Io lo so», aggiunse. «Ci sono stato». «Siete stato nella selva dei suicidi, santità?» «Sì, ci sono stato di mia volontà e sono stato in tutti gli altri gironi dell'inferno». «Ma quanti peccati avete fatto, santità?» «Non era per i peccati, ci sono stato di mia volontà! Dovevo farlo per capire e dare poi delle condanne adeguate», disse. «E a proposito di condanne, quell'avvinazzato dell'altro capitolo, lo avete mandato all'inferno, vero, fratello Martino?» «Io certo, non gli ho fatto sconti, santità. L'ho mandato giù dritto all'inferno, altro che», disse fratello Martino con la voce che gli tremava. «Fratello Martino», borbottò San Pietro, «mentire è peccato, non la ricordate? E peccando si va all'inferno». Fratello Martino si impaurì subito. «Confesso, santità, non sono portato per questo lavoro, l'ho mandato in paradiso». San Pietro rise. «Anch'io all'inizio li mandavo tutti in paradiso», ammise. «Era più forte di me, ma col tempo imparerai a dare a ciascuno quel che merita», disse. «Posso essere sincero, santità?» domandò fratello Martino dopo qualche istante di silenzio. «A vostro rischio e pericolo, fratello Martino», rispose il santo. «Io penso che siate molto più buono e compassionevole di come volete sembrare e che mi abbiate lasciato solo con lui perché altrimenti avreste dovuto condannarlo». Il santo sembrò un attimo a disagio, come se il frate lo avesse smascherato. Poi riprese il suo solito cipiglio duro. «Siete davvero divertente, fratello Martino, ma sappiate che io non ci tengo affatto ad essere compassionevole. Preferisco essere giusto. E un'altra cosa, in paradiso il vino è tutto analcolico». In quel momento in lontananza apparve una figura in completo elegante, con tanto di valigetta 24 ore. Sul suo viso era stampato un largo sorriso amichevole, appagato e palesemente falso.
Sembrava un perfetto promotore finanziario. «Ehi, scusate, avete un minuto per parlare di Geova?» domandò cortesemente avvicinandosi. «Anche due!» rispose San Pietro, le mani conserte sul suo libro mastro e un largo sorriso stampato in volto. «Ma preferisco parlare dei vostri peccati!»